perché questa candidatura e quali sono i punti programmatici? Sì, la nostra coalizione si è costituita con tutte le forze politiche del centro-sinistra e anche liste civiche, associazioni, movimenti e vuole dare una svolta alla città di Urbino dopo 10 anni insomma, dell'attuale amministrazione. E indipendentemente da quello che è stato fatto o non è stato fatto, noi guardiamo in avanti, vogliamo dare un progetto di prospettiva, una città che deve essere attenta sulla sanità, sull'ospedale di Urbino, la sanità territoriale, una città che si deve valorizzare. Urbino è una città che deve essere promossa e valorizzata in tutto il mondo e quindi dobbiamo lavorare molto sulla promozione turistica e sulla valorizzazione delle nostre bellezze culturali, una città che deve collaborare con l'università, l'Ateneo che ha oltre 500 anni, ragionare insieme sulle modalità di sviluppo, le politiche di sviluppo per portare soprattutto lavoro, far sì che i giovani possano rimanere ad Urbino oppure tornare ad Urbino, perché è una città che si sta spopolando, ci sono appunto un forte calo della popolazione ancora superiore rispetto anche a altre città dell'entroterra, un forte calo delle imprese e soprattutto un forte calo anche del valore immobiliare delle case, quindi dobbiamo far tornare Urbino protagonista, una città che verrà dove appunto i giovani siano accolti, dove gli studenti siano non solo ospiti ma siano cittadini e dove ovviamente soprattutto le famiglie abbiano degli spazi di socialità dove poter portare i bambini, quindi poter anche diciamo, accogliere anche tutte le esigenze che ci sono e ovviamente con un occhio attento alle imprese. Da qualche settimana avete iniziato un tour nelle frazioni di Urbino, quali problematiche sono emerse? Sì, noi abbiamo iniziato questo viaggio ormai da due mesi, abbiamo fatto oltre 2500 chilometri parlando con tante persone, imprese, operai, lavoratori, imprenditori, famiglie. C'è un grande problema di sfilacciamento, cioè questa città non è più una comunità, ogni luogo è a sé stante, è un po' abbandonato, un po' isolato, carenza di impianti sportivi, c'è una carenza di spazi di socialità, c'è una carenza anche di posti dove poter trovare casa, quindi le persone non hanno la possibilità di insediarsi, quindi è necessario che l'amministrazione sia vicina al territorio e che consideri tutta la città come un'unica comunità, con ovviamente esigenze differenti, però la gente chiede un progetto nuovo perché vorrebbe che Urbino tornasse ad essere una città attrattiva. Perché scegliere Scaramucci? Perché guardiamo in avanti e non guardiamo indietro.